È un anno che comincia con qualche cambiamento, il cambiamento, quello che ci ha portato la Befana è in regalo il nostro Robert, nuovo acquisto, un acquisto dal quale ci aspettiamo una sferzata di energia e di positività. Veniamo da un momento molto difficile che stiamo ancora attraversando, ma rimaniamo attivi ogni giorno per invertire la rotta e andare a correggere le strategie e la struttura della squadra al fine di conseguire quei risultati che ci siamo posti come obiettivo all'inizio di stagione. Penso di poter dare a questa squadra leadership, di poter aiutare gli altri nelle giocate, di poter segnare. L'allenatore mi conosce già e quindi mi ha chiesto insomma di dare un contributo alla squadra, che è quello che farò. I mean, it just takes one win to turn the season around. Si può, è una situazione che insomma si può svoltare facilmente con qualche partita giusta. Abbiamo una partita domenica ed è molto importante concentrarsi su questa. He's a great coach, grande allenatore, abbiamo un ottimo rapporto, lui mi lascia fare il mio gioco, abbiamo già, lui mi ha già allenato in Francia ed è stato anche un riferimento importante per me al di là del campo. Robert Kite, prima di lasciarci in Francia, era il giocatore che volevo che la mia futura squadra iniziasse la costruzione partendo da lui, a prescindere dove andavo, e con suo agente eravamo in contatto quotidiano finché campioni francesi di quell'anno di Cholet non gli hanno offerto un contratto. Io non ero ancora arrivato a Bologna, perciò era giusto che lui non aspettasse, il suo agente non aspettasse me, ma prendere quell'opportunità. Questo che vi ho raccontato è, non è altro che una conferma di un'enorme stima che ho nei suoi confronti. Sono convinto che avrà cose da dare a questa squadra. Certamente arriva con la mente libera in questo momento del nostro campionato. Assolutamente non bisogno. È giusto che la società continui a muoversi e ognuno di noi si carichi della giusta responsabilità per dare anche un segno a tutti quei tifosi che ci hanno sempre seguito anche nella mala sorte con immutata passione e convinzione. Chiediamo ai nostri tifosi uno sforzo ancora. C'è bisogno in questo momento da parte nostra di fare il possibile per riguadagnare sostegno ed entusiasmo da parte della tifoseria e al tempo stesso da presidente tifoso, dico, tocca anche a noi tifosi, con tutta la critica legittima e anche opportuna di accompagnare questo gruppo in un riscatto che vogliamo con i denti e le unghie conquistare sul campo. Io colgo l'occasione per proprio dare un segno di fiducia anche a tutto il gruppo, a tutta la squadra, a tutto lo staff, a tutti quanti. È il momento in cui serve lo scatto d'orgoglio, per questo io mi aspetto che ognuno sappia rispondere. Dobbiamo fare modo di invertire un momento di negatività e delle volte poi dagli incendi rinascono anche belle cose, fiori e nuove foreste. Quindi questa è la missione, su questo siamo concentrati, al momento ci concentriamo sul fare il massimo e auguriamo a Robert di farci sognare e divertire in campo.